Amici di Proyección de Moda TV, Crisalis Martínez con voi. Sapete che dove c'è arte, musica, cultura, moda, Crisalis Martínez arriva. E oggi ci troviamo giustamente nella via Marcuta, dove stanno presentando 100 pittori, 100 artisti. E io subito ho accattato uno, così ci racconterà questa avventura. Buonasera a tutti, sono Vittorio D'Ascia, sono socio dei 100 pittori di via Margutta e questa è una bella avventura. Finalmente si riprende le attività artistiche, perché siamo stati fermi per motivi già che si conoscono, già detti e ridetti, però adesso ci riprendiamo lentamente. Oggi era il primo giorno, finirà domenica. Ma se tutto va bene per quest'anno, ci riprendiamo tutte le date che ci sono state tolte poi l'anno scorso. Raccontaci di questa pioggia di colore che ho qua dietro di me. Allora, sono una pittura gestuale. Si dà spazio e priorità al colore. E dal colore devono uscire delle immagini, delle emozioni, delle sensazioni. Lì abbiamo il nostro Gilles Villeneuve, che era un pilota della Ferrari ed era coraggioso, per cui la velocità che noi vediamo in questa tela è proprio la sua identità, l'identità della velocità, della spericolatezza. Questa è la città? Questa è la costiera amalfitana, rivista e corretta chiaramente, anzi non corretta, rivista soltanto. Lì abbiamo Roma, qui abbiamo una serie che purtroppo per pioggia abbiamo dovuto coprire, però abbiamo una serie di la storia di, più che altro la favola, di Alice nel Paese delle Meraviglie, rivista in modo astratto, oh, per cui c'è la parte dove... questa è la regina, per certi versi questa è la sua testa e quindi ha questo mondo davanti. Abbiamo l'altro che è... Avvicinati a me! Poi abbiamo l'altro che è quella della foresta e poi dietro c'è l'ingresso in questo mondo fantastico che era... Allora, lì puoi consigliare a tutti coloro che vedono Proyección de Moda TV di farsi una passeggiata per qua? Grazie! Sicuramente è una passeggiata, perché non sono solo, ce ne sono 100, più di 100, e quindi si ha la possibilità di poter scegliere. Dove ti possiamo trovare? Allora, io sono qui per adesso, successivamente espongo all'area arte contemporanea che è qui, area arte contesa, scusami, a via Margutta 90, ci sono le mie opere, e poi io sono napoletano, per cui ci sono un'altra galleria a Napoli che è la Fiorentino. E poi chiaramente facciamo mostre itineranti un po' in giro per Roma. Molta grazie per prendersi un pochino del tempo per parlare con noi. In noi, Proyección de Moda TV e Crisalis Martínez, continuiamo a girare. Sono 100! Piacere essere qui con i 100 pittori in via Margutta. Ad esempio qui abbiamo la cara Diana, e davvero sono 100, è una festa, è la festa dell'arte e la ripartenza. Oggi è stato premiato Salvati, che è uno storico dell'associazione, ahimè non c'è più, e tanti sono stati i pittori che hanno calcato questa strada, che è una strada chiaramente dell'arte anche durante tutto l'anno in maniera permanente per le gallerie che la contraddistinguono. Era importante ripartire. E Einstein diceva che la creatività è un'intelligenza che si diverte, quindi anche per un pochino vivere con allegria questa ripartenza. Allora, abbiamo una che parte dell'associazione, però è parte dell'associazione. Perché 100 pittori? Perché sono 100 gli associati, più altrettanto, molto di più come ospiti. È un'associazione poi che è tipo 75 anni che esiste, che praticamente ha avuto pure grandi nomi che sono o passati o hanno vissuto o hanno dipinto qua. Allora, chiediamole alle persone di venire e di sostenere anche i pittori. Guarda,
al nostro pubblico e chiedere di venire alla mostra e anche di sostenere ai pittori? Noi siamo qua da oggi fino a domenica, dalle 10 fino alle 8. Tirare e vedere questa bellissima mostra e adesso mi trovo vicino al vicepresidente dell'associazione 100 pittore di via Marcuta, la proiezione de moda. Dividere, benvenuto. Benvenuti a tutti. Ecco. Allora, raccontaci di come è iniziata questa mostra già dopo che siamo stati a casa un po' di tempo. Allora, noi abbiamo passato circa un anno e mezzo che non riusciamo a fare un'attività perché comunque per motivi di Covid. E questo ci ha penalizzato molto anche a livello di vendita, di esposizione. Sono contento di essere ritornato a via Marcuta. Abbiamo organizzato questa mostra con una bella forza, diciamo così. Tutti lavoravamo e quindi siamo riusciti. Il governo ci ha dato questa possibilità e noi siamo felici di farla perché comunque diamo l'opportunità agli artisti di poter esprimere la loro arte e il loro periodo negativo che hanno vissuto, io compreso e compreso anche tutti quanti, anche voi giornalisti. Questa è una bella manifestazione, è una delle manifestazioni più importanti perché si rappresenta l'anima di via Marcuta. Questa è una strada magica, è una strada dove quasi ci strega, perché noi ci guardiamo intorno e è qualche cosa di veramente meraviglioso. Io che ci sono passato, sono 30 anni, forse anche qualcosa in più, sto qui, ho visto crescere i miei figli, ho visto crescere dei pittori che sono diventati bravi perché sono venuti qui a via Marcuta e quindi si respira. Qui abbiamo... Ci abbiamo ciao a tutti. Raso, Raso come la stoffa. Raso come la stoffa, che è la nostra artista che è bravissima, che abbiamo diciamo catturato sia per la sua bellezza, sia per la sua bellezza dei quadri, come noi poi magari vediamo. Noi abbiamo fatto il suo lavoro e abbiamo insistito a fare questo perché per noi, ti ho detto, è importante per tutti. Siamo riusciti a catturare anche, diciamo, persone che vengono dall'estero e questa è anche una cosa positiva. Noi quello che cerchiamo di dare e mostrare le nostre emozioni attraverso le nostre opere. Ognuno nel bene e nel male riesce a farlo, quindi credo che in futuro, diciamo, si prospetta qualche cosa di più di quello che noi vediamo adesso. L'unica cosa è che purtroppo il problema di via Marcuta è che si dice che è una strada pedonale, ma in realtà ci sono più macchine parcheggiate, c'è una violazione del codice della strada, impossibile. Passano 200 macchine al minuto, cioè, e quindi questo crea un po' pochi problemi. Certo. Poi mettiamoci pure il tempo che sta facendo la sua parte. Un po' di pioggia, dai. Marcuta, poi portiamo pioggia, anche addirittura abbiamo portato anche la neve un giorno. È stato bellissimo. Via Marcuta tutti imbiancati, c'eravamo gli ombrelloni tutti bianchi. E come vedi è piena di colori. E questa è Io so che comunque gli artisti, i pittori e tutti gli artisti in tutti i sensi quest'anno di stare a casa hanno dato dei suoi frutti giganteschi perché essendo che non dovevano uscire hanno messo tutta la loro forza in creare. Mi voglio divertire, eravamo depressi, volevamo uscire, vogliamo portare i colori fuori, quanto è bella quella bambina, che è stupendo. Quindi noi volevamo portare questo e portare la gioia, noi attraverso i colori raccontiamo storie. Noi siamo gli scrittori dei colori, perché noi attraverso i colori raccontiamo le storie, le nostre emozioni. E qua se vedete c'è tanta emozione perché gente che veramente voleva uscire di casa perché la pittura si fa per strada. È vero, cara? Quanto è bella questa ragazza. Allora, troppo gentile. Io vi saluto. Allora, noi ti salutiamo, vi salutiamo. Un saluto a tutti coloro che vedono Proiezione de Moda TV. Ciao. Vi saluto da parte di Antonio Servillo e da parte di Federica. E noi continuiamo a girare. Continuiamo a girare in questa bellissima mostra dei 100 pittori di via Marcuta e
a vedere questa meraviglia che in realtà che stanno vivendo da tanti anni siriane, soprattutto siriane, ma anche le donne arabe in senso generale, no? Questo nasce dal fatto, innanzitutto parte da un presupposto, che l'arte debba essere comunicazione, no? E comunicazione dei fatti reali. Io preferisco raccontare le situazioni che ci circondano, no? E che spesso e volentieri vengono sottovalutate dagli altri. Quindi diciamo che questa mia pittura fa parte di quello che chiamerei il realismo sociale, eh? Quindi queste donne fanno parte di un tema da me sviluppato da diversi anni, che sono le madri courage, no? Cioè le madri coraggio, donne rifugiate, donne che scappano dalla guerra, che hanno un passato terribile ma anche un futuro terribile, e l'unica consolazione sono questi bambini che rappresentano il futuro. E quindi praticamente c'è in ogni quadro una sorta di speranza, e la speranza è data proprio dai giovani o da, ecco, come in questo caso, no? Questo quadro si chiama Ce la faremo, e quindi non solo la pandemia, ma anche la pandemia in una situazione di guerra. Questi sono gli sbarchi a Lampedusa, eh? Quindi al coraggio delle madri ci si associa anche la sofferenza di tutti gli altri. Questo è un classico esempio di donna rifugiata, no? Dietro questa griglia che è tutto un programma. Anche questa è una donna rifugiata col proprio bambino, anche l'altra con il manto azzurro. Questa addirittura dalla finestra si chiama, ha perso il bambino, perché quell'orsetto che si trova sulla destra è la testimonianza di un bambino che non c'è più. Quindi questi sono i temi che mi affascinano. Ad esempio questo pastello è la tregua che adesso è stata stabilita tra Palestina e Israele, eh? E quindi speriamo che vada avanti, me lo auguro. Allora, io ho lo studio Area M, arte e architettura, perché io sono che nella professione cerco di trasmettere un po' di sociale, e sta in via Frediani 34, circonvallazione Ostiense, vicino l'Eur. Arrivederci. Volete combinare il vostro outfit con dei gioielli meravigliosi, dovete andare a cercare a Gioielli Lucia Ortiz Monsalve. È in Instagram Lucia Ortiz Monsalve, e lei chi ci fa diventare bella quando andiamo a un evento con i suoi gioielli tutti personalizzati. Lucia Ortiz Monsalve. Amici di Proiezione de Moda TV, noi diciamo ciao per questa trasmissione. Ricordatevi che se volete vedere tutti questi pittori potete andare qua a Via Marcuta, e che dovete sempre cercarci Proiezione de Moda TV, Criselis Martinez, Criselis Polinari e Proiezione de Moda TV. Bacio, bacio, date tanti, 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 condividete. Ciao, ciao.